Ciao a tutti i lettori di Badtaste.it, siamo alla proiezione speciale di Deadpool 2 al Cinema Arcade di Melzo. Ecco cosa ne pensano gli spettatori dopo aver visto il film. Sì, direi di sì, sono stato molto bravo, lei un po' meno. Io sono comparsa, i diritti poi li vado a richiedere. Lui è stato terribile, veramente l'attore pessimo, recitazione indescrivibile. Lo toglieremo, prossimo film va via, sicuro. Poi quella cosa del viaggiare nel tempo, insomma, è sorpassata. No, è una cosa da anni 80, 90, insomma, troppo vecchia. Il futuro è carpooling, Uber, tutti questi servizi. Tantissimo, tantissimo. E bisogna essere tanto nerd in cui vi identifico per riuscire a capire tutte le battute. Penso che chi non è appassionato ne capisca un po' di meno, però la trama è comunque godibile per tutti, secondo me. È molto più maturo questo, secondo me. Va molto di più nella psicologia del personaggio. Prima era un setup, probabilmente, di questo. Allora, ironico, cacciarone, irriverente, lui non smentisce perché fa, noi abbiamo riso a lacrime dall'inizio alla fine, scene finali fantastiche, un sacco di battute con riferimenti che fai anche fatica a seguire, ma che sono veramente divertenti, perché ogni battuta ha un riferimento ed è fantastico veramente. Sì, molto, quasi a livello del primo. Cable è molto figo, molto. Non mi piace, non ne trovavo. Cioè, mi è piaciuto. Senza parole. Sì, decisamente tantissimo, ciao, tantissimo, sì, anche più del primo. Mi son divertito a morire, qua veramente mi ha fatto crepare da ridere, soprattutto le due scene post-credit che veramente, cioè, non me l'aspettavo proprio totalmente. Josh Brolin che dopo Thanos fa un altro, cioè dai, è fantastico, ultimamente lui si dedica a fare cinecomiche e gli fa benissimo, perché già Thanos, un altro livello, Cable è anche lui, bello, forse meno caratterizzato rispetto a un Thanos, ma Thanos doveva essere anche il grande cattivo del Marvel Cinematic Universe. Qui Cable comunque è veramente un bel personaggio. Qui secondo me Deadpool, cioè, è anche più protagonista, anche se è il suo film, è più protagonista di quanto era protagonista nel primo. Ben fatto, la regia si vede l'apporto fatto dalla regia da David Leitch, che vabbè, solite scene dirette benissimo, come Collina Atomica Bionda, che è grandissimo piano sequenza lunghissimo, quindi scene veramente fatte benissimo, e anche qua infatti si vede, sono migliorati decisamente gli effetti speciali, la CGI, fantastica anche la scena quella che si vede nel trailer del camion, così fatta benissimo veramente, e tutti i personaggi nuovi sono simpaticissimi, tipo Domino è praticamente identica ai fumetti, è simpaticissima. E la cosa incredibile è come abbiano gestito, secondo me, tutta la parte riguardante gli easter egg e riferimenti, che secondo me è ancora più ampia di quello che era nel primo, e con il pubblico che è maturato, nel senso che ha fatto, nell'arco degli anni si è fatta anche una cultura maggiore nel campo dei cinecomic, eccetera. Ci sono 3.000 citazioni in più da cogliere e va proprio a toccare anche l'animo di fatti più o meno recenti, ecco.